Ritornano le notti di Champions League e per le formazioni italiane sono in arrivo importanti scontri. La Lazio la scorsa settimana aveva battuto nella sua gara di andata la formazione tedesca del Bayern Monaco con il punteggio di 1-0. Le attenzioni adesso si spostano sulle altre due formazioni italiane, Inter e Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono attesi al delicato confronto interno martedì 20 febbraio allo Stadio San Siro di Milano contro la formazione dell'Atletico Madrid dell'ex biancoceleste Diego Pablo Simeone. La formazione ospite arriva a questo importante appuntamento anche in virtù dell'ottimo successo ottenuto nella Liga di Spagna nel precedente turno di campionato contro il Las Palmas, battuto con un tennistico 5-0. Le condizioni dunque ci sono tutte per fare in modo che sia una gara bella ed emozionante. L'altro ottavo di finale vedrà di fronte la formazione olandese del PSV Eindhoven ed i tedeschi del Borussia Dortmund. Mercoledì 21 poi sarà la volta del Napoli, atteso al Maradona contro la formazione spagnola del Barcellona. Gli azzurri della squadra partenopea hanno subito l'ennesimo cambio di panchina, via Mazzarri ed arriva Calzano con vice un ex molto amato dalla tifoseria partenopea, Marek Hamšík. La sfida dunque presenta molte difficoltà e cercare almeno di ottenere un pari sarebbe il risultato più prestigioso per poi giocarsela nel match di ritorno.